Allora, buongiorno Piero, io sono Mara Besacchi, anche se non mi vedete. Siamo qui oggi perché ho dovuto fortemente insistere con Pier Venturato affinché mi concedesse questa intervista informale, perché secondo me ha un sacco di cose da dire che la gente non conosce. E quindi tutti lo conosciamo come il super campione, quello che ha vinto per primo i mondiali in Italia, quello che era avanti 20 anni rispetto a tutti gli altri atleti professionistici e non, però nessuno o comunque pochissime persone sanno la verità che c'è dietro le quinte di Pier Venturato e io mi sono stancata e lo voglio rendere nota con questa intervista che sarà suddivisa in più parti, quindi la svolgeremo in 3-4 parti, quello che servirà. Per cui grazie Piero Pier di questa cosa Posso dire una cosa anch'io? e Io accontenterò Mara, che è un sacco di tempo che insiste per fare questa cosa, per questo omaggio fondamentalmente, ma non credo che la cosa sia molto interessante, perché è la vita privata di una persona che voi conoscete come campione, però ecco, non so quanti possa interessare le mie vicissitudini, insomma, ecco. Comunque Mara, procediamo, così poi è finita questa storia. Allora, no, io vorrei che innanzitutto si sapesse come è nata e a che età ovviamente è la passione per il corpo muscoloso, perché io so di vari Ercole, di varie cose simili, però voglio che sia tu a dirlo. Ma questo l'avevo anche scritto su qualche articolo a tempo dei dinosauri, 30 anni fa, quando me lo chiedevano, ma come è iniziato? In realtà io arrivo da una forte forma di rachitismo a torace, ho il torace incassato, congenito, e mia madre è preoccupata, mi porta dal medico di base e gli dice: guardi, mio figlio sta crescendo con questo buco nel petto, insomma. Infatti i pettorali sono sempre stati un problema enorme per me, poi vi dirò se volete come ho dovuto allenarli per vedere delle risposte sufficienti. E il dottore dice: guardi, faccia fare un po' di ginnastica a suo figlio perché ha bisogno di fare un po' di ginnastica, e ho fatto prima un po' di atletica, poi ho fatto, finché non mi è arrivato in mano un libricino di John Vigna, il famoso libricino di John Vigna, il primo forse, che spiegava alcuni esercizi fatti con i pesi per il torace, per le spalle, per migliorare anche strutturalmente. Io Quanti anni ero... avevi quando hai iniziato a prendere in mano questo libricino e come hai fatto a capire l'anatomia? Allora, il libricino non parlava certamente di anatomia, ma spiegava gli esercizi, quindi inizialmente il libricino mi è arrivato in mano che avevo 15 anni e mezzo. Io non capivo neanche quello che stavo vedendo, perché per me il pullover piuttosto che le distensioni, poi tutti esercizi fondamentali di base fatti con panchette, no? Ho cominciato a fare quei esercizi sapendo nulla di anatomia, perché ero un ragazzino, ho dovuto prendermi i primi libricini che esistevano a quel tempo, che erano manuali sovrapponibili, forse qualcuno di voi si li ricorda, con dei lucidi, no? Che si sovrapponevano agli organi, ai muscoli, alle ossa. Quei famosi libricini che si trovavano, forse si trovano ancora, di anatomia di base, per capire almeno cosa stavo facendo. Ma a 15 anni, diciamo, 15 anni dove e come hai attuato per la prima volta gli allenamenti? Perché io so di vari step, quindi di varie, chiamiamole sedi, non erano palestre, ma la primissima volta che hai detto adesso inizio a costruirmi qualche muscoletto, a 15 anni, dove? Solo la prima. È stata dura perché avevo tutti contro mia madre per prima, perché aveva paura che mi facessi male. Io ho dovuto costruirmi dei pesi come, ma io ho visto che c'era stata altra gente che l'ha fatto, quindi niente di speciale. Ho dovuto costruirmi con le lattine vuote dei supermercati di sgombro, di tonno, colandoci dentro il cemento e mettendoci dei pali di ferro in mezzo, per cui immaginate, i manubri, uno era 12 kg, l'altro era 13. E poi facendo delle ruote di cemento forate con un'asta che mi ha fatto un fabbro, e caricavo, pensate che per fare lo squat, io a 16 anni facevo da 120 kg di squat, e dovevo tirarmi su da terra questo bilanciere perché non c'erano i cavalletti, perché non avevo niente, mi andavo in un pollaio vuoto. Tiravo su questi 120 kg, me li mettevo sulle spalle e scuotavo. E poi le rimettevo giù, perché questo potevo fare. Le palestre non esistevano, esisteva una palestra a 30 km da casa mia, e
e io non avevo né la patente né la possibilità di raggiungerlo, perché comunque a quel tempo lavoravo già per aiutare mia madre, perché mio papà è morto, che io avevo 38 anni, cioè lui aveva 38 anni e io 13, avevo un fratello più piccolo ed eravamo una famiglia molto povera. Allora, quindi questa prima sede è una sorta di pollaio in disuso con i pesi di cemento. Sì. E questo a me piace ripeterlo, perché adesso siamo abituati a qualsiasi comfort, e se non c'è l'aria condizionata non ci alleniamo, e se fa caldo non ci alleniamo, se c'è nuvolo non ci alleniamo. Anch'io. Mentre invece... Da questa sede dove ti sei spostato, come il successivo step ad allenarti? È successo qualcosa in quel periodo. Dopo circa un annetto di allenamento silente in provincia, nascosto, perché una volta chi guardava le riviste o i libricini dove c'erano gli uomini in costume, qui bodybuilder, no, in costume, quelli degli anni 60 in questo caso, e era considerato gay, no, ma guarda, hai le riviste con gli uomini nudi, no? Provincia, sono bassa provincia, e quindi per una persona molto discreta, penso di essere ancora, facevo tutto in silenzio da solo, finché è successa una cosa importante. Ecco, qui io vorrei arrivare a dirti come, io so che tu una volta sei andato in una palestra di Verona, e che poi hai continuato ad andare in una palestra di Verona una volta alla settimana. Queste sono notizie che io ho così, e però voglio che dica tu cosa ci andavi a fare una volta alla settimana e cosa è successo poi in quella palestra che ti ha portato poi su un altro trampolino. E... cosa andavi a fare in quella palestra una volta alla settimana? C'erano degli appassionati fuori dal paese, poco lontano, una quindicina di chilometri dal mio di paese, che io cominciavo a prendere delle forme, per cui ero segnalabile, e si stava spargendo la voce che c'era un ragazzetto a Bovolone, insomma, questo paese, che quando va col Vespino a portare in giro il pane, come facevo io, era più largo del Vespino, tutte queste cose mitiche, no, di quegli anni. E un giorno si sono presentati questi due fratelli, che erano due benzinai, tra l'altro, che io ringrazio ancora di cuore, e mi dicono: guarda, se vuoi mercoledì pomeriggio, che sappiamo che tu sei libero, perché si chiudevano i negozi di alimentari, in quel tempo io lavoravo in un negozio di alimentari di mio zio, e ti portiamo a vedere una vera palestra, mi dicono, ti portiamo a vedere una vera palestra. E io loro avevano l'auto, erano più anziani di me, e io ho accettato, e sì, siamo andati, ho accettato, non vedevo l'ora in realtà di andare a vedere una vera palestra, e non sapevo neanche come era fatta una vera palestra, e loro mi portano e entriamo in questo capannone, che poi era la palestra di Bruno, la primissima palestra della Gold Gym di Bruno Piccoli, presidente della UAB di allora, quando la UAB era la UAB, e che la UAB non era ancora formata, si formò proprio in quel periodo, e mi appoggio al muretto che separa l'entrata dalla sala pesi, che era una cosa per me, mi sembrava un miraggio vedere delle macchine, non sapevo neanche come avrei potuto usarle. E in sala ho visto dei muscoli, ho visto Loris Mack che si allenava e dava in preparazione a una gara, tutte queste striature, ho visto per la prima volta dei culturisti dal vivo. E quindi ogni mercoledì tu? E allora io ho chiesto... No, ma è successa una cosa prima, lì avevo già 16 anni e mezzo, quindi credo un anno dopo, ero appoggiato a un muretto, io e gli altri due ragazzi, al muretto che separava, e sento da dietro una voce rude, se vi ricordate Bruno Piccoli, e mi dice: tu chi sei? E io mi giro così e dico: nessuno, ne giuro, non faccio niente, non sono nessuno. E lui mi dice: vieni con me. Mi porta di là e dice: spogliati. Ma sembrava un duce. No, dico, ma chi sei? Insomma, mi fa spogliare e mi dice: questo era mercoledì. E mi dice: sabato ci sono i campionati triveneti. Sei già iscritto? Allora voi adesso mettetevi nei panni di chi non sa neanche come si usa un pull in basso, no, perché non l'ho mai avuto, e deve fare una... e dico... cosa significa fare una gara? Andiamo sul palco, ci mettiamo non sapevo cosa, non sapevo fare niente. E allora chiama Loris Mack, che è stato un padre anche lui per me, e gli dice: insegnali quattro pose, almeno le obbligatorie, perché sabato
lo vogliamo sul palco, succede quello che succede. È successo che ho vinto, praticamente. Ma l'Ars mi ha dato il costume da bagno, allora si usava un autobronzante che ti faceva arancione, te lo davi 3 giorni prima e le mani, vi ricordate, dai, alcuni di voi si ricorderanno. E da lì è partita la cosa. Scusa, ti interrompo un attimo, Pier. È partita la cosa, ma però in occasione di quella gara tu non portasti a casa il primo posto. No, io ho visto i verdetti, me li ha fatti vedere un giudice che mi voleva bene, insomma, ma tutti, era una cosa molto più alla buona di adesso. E io ho avuto il primo da tutti. E Bruno Piccoli ha strappato, questa è storia, ve la può raccontare anche qualcun altro, magari degli anziani. Bruno Piccoli ha strappato il verdetto e ha detto: primo non lo mettete, perché se no si monta la testa. E quindi mi hanno dato il secondo posto. E i giudici che lì che brontolavano. Però va benissimo così. Vabbè, forse no, mi sono mandato la testa, ma magari poteva succedere, sai, ragazzi, così. Comunque mi ha messo 3 mesi dopo, comunque ho vinto l'Italiano a San Marino, quindi si è confermata sempre da juniores, perché io non ho un titolo italiano, non ho un titolo italiano. Allora Pier, come ultima domanda di questa prima puntata, vorrei, perché io ci tengo, che tu specificassi che andavi a Verona in questa palestra una volta alla settimana. Io lo so, ma mi piacerebbe fossi tu a dirlo, sì. Perché tu a casa, avendo gli attrezzi di cemento, facevi quello che potevi, però il mercoledì in qualche maniera col motorino, con il pullman andavi a Verona, e cosa succedeva? Succedeva che il mercoledì poi mio zio con la macchina, e quando non poteva lui ci andavo io con la corriera, con il bus, no? E succedeva che facevo tutto il corpo, allenavo tutto il corpo con 30 serie ogni gruppo muscolare, perché altrimenti per un'altra settimana non avrei più potuto usare un leg machine, non avrei più potuto usare un leg extension, né tantomeno una pressa, né tantomeno un pulley, né niente. Quindi facevo tutto il corpo, sai, l'ignoranza. Però facevo dalle 4 del pomeriggio alle 8 di sera un allenamento unico. Mio zio mi trascinava poi dei capelli in macchina per portarmi a casa quando veniva a prendermi. Però questo è l'inizio, insomma, questo è il mio inizio. E è successa, in quel frangente è successa una cosa molto importante. E sempre Piccoli mi dice: guarda che una settimana dopo succede un evento unico, si sta formando una federazione alternativa alla IFBB, che era egemone in quel momento, e tutti arrivavano dalla IFBB, no? E si sta formando una federazione, si chiamerà IKWAB, per chi se la ricorda, e ci sono un sacco di atleti internazionali, mi ha detto tutti, io li conoscevo, li ho conosciuti dopo sul palco, e viene giù Serge Nubret. Io sapevo chi era Serge Nubret, perché sulle poche riviste che mi arrivavano per le mani sapevo chi era sto mostro. Che fa un seminario qui a Verona, full immersion, cioè ti allena lui, eravamo un gruppo di ragazzi, penso esistano, forse qualcuno di voi avrà la foto, la posti per favore, se no non ci crede nessuno a questa cosa. E io non potevo permettermelo, perché costava 110.000 lire e io non li avevo, dovevo dargli alla mamma. E mio zio, che è stato il mio unico grande fans iniziale, senza di lui non so se avrei potuto né continuare né mangiare come si doveva poi, eccetera. Comunque mi ha aiutato più di tanto, tantissimo, e mi ha detto: perché non ci vai? Dice: perché non posso, gli ho detto, zio, mio padre mi ricordo che era morto, quindi. E mi dice: no, tu ci vai, e mi mette lì 110.000 lire. Ci vai e ti fai il seminario con questo campione, e vedeva la mia passione, insomma, probabilmente lì è cambiata la mia vita, perché io ho visto Serge Nubret lì per la prima volta e lui ha visto me. E questo sarà oggetto della prossima però puntata, quindi ti fermo, perché altrimenti svegliamo troppe cose in un colpo. E per cui questa prima tranche, diciamo, dell'intervista si ferma qui. E noi ti ringraziamo di averci disposto un pochino del tuo tempo, e ovviamente ti riserviamo le prossime domande per le prossime puntate a brevissimo. Dov'è? E ringrazio anche gli ascoltatori e spero di fare cosa gradita con questa cosa. Buona giornata. Ciao a tutti.